Presidente Taccone, il punto di Perugia può rappresentare un nuovo punto di partenza, un nuovo inizio per l'Avellino? Ogni volta che vinciamo una partita, o pareggiamo una partita, pareggiamo. Così, eh, o vince, o vince, o pareggi, è sempre un punto di partenza, certo, insomma, è un risultato importante, i ragazzi hanno veramente fatto una bella partita, stavolta mi è piaciuta, devo dirla la vera tutta, ho letto quello che è stato scritto sui giornali, il primo tempo è piaciuto, il secondo un po' in meno, ma eh, ragazzi, quando tu vinci una partita fuori casa, è chiaro che la squadra avversaria poi spinge e ti pressa per cercare di pareggiare, è un fatto scontato, quindi non direi che ci siamo abbassati. Questa volta li abbiamo aspettati giustamente a centrocampo, abbiamo fatto un buon argine. Loro hanno avuto pochissime occasioni per poter segnare, poi eh, sapete come è andato a finire con il rigore. Quindi eh, sapete che non parlo degli arbitri. Non si farà posso neanche dire... sentire, eh, per quanto possibile. No, si fa sentire, ieri posso dire che in assemblea di Lega insomma, di tutto si parlava, eh, si parlava solo della partita dell'Avellino. Tutti hanno detto: Ma come, come si può dare un rigore di questo tipo? Tu non dici niente, e eh, che devo fare, ho detto. <ride> Quindi, eh, ragazzi, gli arbitri sono un organo assolutamente indipendente. Allora, più che segnalarlo, e devo dire che il nostro accompagnatore, eh, il dottore Galasso, ha fatto presente al disegnatore degli albitri che era lì a Perugia, e lui ha detto, ho visto tutto, ho visto tutto. Eh, ma più di questo, che loro l'hanno visto. Fare delle sceneggiate, non è, non è che non lo voglio fare, che la gente dice, Tacone, finisci di fare il Signore, fai quello possono scrivere quello che vogliono eh, sui social, io eh, non posso cambiare il mio carattere, il mio carattere è un pugnante e combattivo, però so, che, so quando devo combattere so quando devo necessariamente accettare qualche, qualche azione contraria che avviene a Lavellino alzare la voce con questi signori in maniera spropositata e sproporzionata determinerebbe sicuramente un fatto negativo, per cui abbiamo segnalato in maniera corretta e giusta quando è avvenuto a Lavellino e abbiamo detto che siamo stanchi di avere sempre questa situazione, contraria all'avellino. Purtroppo ci vorrebbe la VAR nella serie B, ieri ne ho parlato in assemblea e credo che tutti sommato abbiamo anche valutato qual è il costo finale per tutta la serie B di una VAR, costerebbe circa 300.000 euro, questo è tutto a tutti quindi diviso il numero delle società insomma avrebbe una cifra irrisoria però saremo tutti più tranquilli e saremo tutti più sereni. Insomma. Il 3-5-2 è un modulo che ha dato maggiore copertura alla squadra, maggiore stabilità anche se quello che è piaciuto probabilmente è l'approccio alla partita? Sì sicuramente, il mister è stato bravo a preparare la partita eh, cambiando un po' le carte in tavola, facendo un po' mascherando quello che voleva fare e secondo me ha fatto bene. Eh, ma fondamentalmente ha dato l'approccio giusto ai ragazzi i ragazzi sono entrati in campo dall'inizio della partita desiderosi di far bene forse questo, questa strigliata che hanno avuto dal, da questo comitato dei tifosi può essere anche stato salutare nei confronti di un po' di tutti, nei confronti della società nei confronti del mister, nei confronti dei ragazzi quindi voglio dire fino a quando queste eh, manifestazioni da parte dei tifosi si mantengono nei limiti accettabili e di correttezza insomma noi non possiamo fare altro che guardarli eh, se abbiamo delle colpe ovviamente torniamo indietro sui nostri passi e ciascuno di noi fa delle valutazioni su questa cosa. Quindi ritengo che questa situazione dei tifosi, che forse è una domanda che mi volevi fare, te la preannuncio, non ci ha colpiti nel senso che non è che siamo offesi per questa cosa assolutamente. Sì, l'abbiamo preso per il lato positivo di questa cosa, cioè questi sono ragazzi che soffrono come noi, forse più di noi o come noi, e quindi è normale che esternano quello che pensano, insomma, che poi lo, lo possono fare in una maniera o in un'altra, questa è una scelta loro, quindi non è assolutamente sindacabile. Noi l'accettiamo questa situazione, anche il mister ovviamente ha fatto un, 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 dei pensieri insieme a noi dicendo vediamo come possiamo essere più coperti, come possiamo cercare di giocare a centrocampo con qualche uomo in più. In maniera tale da evitare che ci assalgano. Insomma, e quindi è stato salutare un po' tutto. Sono contento dell'approccio dei ragazzi, del mister che ha dato questo approccio e sono contento di questo stimolo che ci hanno dato i tifosi perché ci spinge a fare sempre meglio. Al curi c'era anche Angelo Ferullo che ha ribadito: Io non sono amico di Lotito, lo stimo come imprenditore, ma sono un'altra persona. Ha detto anche che la trattativa va avanti, ci dice un po' a che punto siete. Sì, io francamente non so Angelo perché ha detto che è amico di, di, di Lotito, io posso dire che sono amico di Lotito perché lo so, è vero, ma questo non c'entra niente con le società, insomma. Cioè uno può avere stima per una persona, per quello che ha fatto, per quello che sta facendo in Serie A, in Serie B, con, uh, con il cognato. Eh... Ma questo non significa nulla, insomma. Eh, non lo so perché l'ha detto. Io credo che le persone, prima di parlare per telefono o per, eh, scusa, per, per microfono, devono fare un po' di valutazione di quello che dicono. Io in genere parlo a braccio, ma sono molto attento a quello che dico, insomma. Però non so perché l'ha detto, perché fra l'altro non è vero, insomma questo lo posso dire. Detto sì, detto, lo io lo sono, sono. un'altra persona, lo conosco, lo conosco ma lo non, conosco, non, non lo sono che... l'Otito, non no, sono come... Niente, non è amico di l'Otito, né ha rapporti con l'Otito di nessun tipo, quindi smentisco tutto questo, quindi con tranquillità. Angelo è uno che vuole fare un'operazione con noi, con l'Avellino, se ci sono i presupposti per poterlo fare, che è un discorso economico, prettamente economico, non è un discorso di altra natura, non è che mi devo fidanzare con Ferullo perché mi piace, <ride> Ferullo deve mettere sul tavolo dei soldini e entra in società con l'Avellino, con un programma ben preciso, che è quello di non fare... Male all'Avellino per non fare nessuna operazione negativa che possa ripercuotersi contro l'Avellino e contro la città di Avellino, e questo è scontato. Il presidente sono io, resterò io, quindi i tifosi stessero sereni e tranquilli. Chiunque entra o entrasse nell'Avellino, il presidente resta Taccone. Quindi il vostro riferimento è lui, voi parlate con Taccone. Se avete qualcosa da dirgli, sapete dove trovarlo, perché il mio studio è sempre aperto per tutti quindi è un confronto leale e pulito e tranquillo con tutti i miei tifosi tutti, tutti possono dire quello che vogliono purché lo dicano ovviamente nei, nei, nei termini giusti insomma. io sono qui e non vado via se sarò tranquilli, nessun problema chiunque entra, sarà Angelo, sarà Pincopallino, sarà qualcun altro bisogna vedere, insomma, tutte le operazioni che io faccio le faccio per il bene dell'Avellino Sapete che soldi in tasca me ne metterò pochissimi o zero perché li mettiamo nell'Avellino non li metto in tasca da Cone, quindi perlomeno su questo stessero tranquilli i miei tifosi. Tra le tante questioni aperte, extracalcistiche c'è cioè quella che riguarda lo stadio di Partenariato Lombardi. Lei è andato più di un mese fa in comune, c'erano dei lavori che dovevano essere rendicontati, a che punto è questa situazione? Eh, ci hanno mandato una rendicontazione parziale, abbiamo detto che dovevano fare qualche altra valutazione, il, il primo è quello del, del campo B. Il campo B, insomma, abbiamo dovuto seminare, sapete il motivo per cui l'abbiamo fatto. I lavori sono perfettamente riusciti, sono completati. L'erba sta crescendo, quindi appena l'erba è cresciuta, sicuramente ci riconosceranno questi 160.000 mila euro più IVA, che è il costo del, del manto erboso. Le altre cose ce l'hanno hanno quantizzate in maniera inferiore, abbiamo fatto le nostre giuste valutazioni tramite l'avvocato, però devo dire che non c'è animosità da parte di nessuno. Il campo Genova non è stato ancora quotato i lavori al Campo Genova perché non sono di competenza dell'ingegnere cicalese, l'ha trasmesso all'ufficio competente, per cui siamo in una situazione ancora un po' transitoria, ma credo che siamo quasi alla fine. Credo che nel giro di dicembre ci faremo un buon Natale tutti, nel senso che chiuderemo questa trattativa con il Comune che è durata troppo tempo e alla quale io voglio sicuramente mettere un punto fermo perché la mia idea è il futuro, non è il passato, è il futuro e quindi sul futuro potremo fare discorsi interessanti con il Comune.